Ciao, qui li prendi. Oggi vedremo insieme il set Lego 6415 60415. È un set recente di quest'anno 2024. Lo trovate sul sito Lego in vendita a 19,99 €, ma noi l'abbiamo comprato perché era al Carrefour a 14 €. E per quella cifra sembra un vero affare con un'ottima giocabilità. Titolo del set è Police Car and Muscle Car Chase, cioè l'inseguimento tra l'auto della polizia e la muscle car, ed è proprio quello che troviamo nella scatola: una super auto sportiva della polizia, il poliziotto, una muscle car e una bandita che cerca di fuggire con la refurtiva. Ripeto, sembra esserci un sacco di carne al fuoco. Il QR code sulla scatola ci rimanda ad un'animazione sul sito Lego dove vedremo i due mezzi in azione. Il set è costituito da 213 pezzi divisi in due bustone, uno per l'auto della polizia ed uno per quella della ladruncola. Le istruzioni sono molto chiare, come sempre, e ci mostreranno come costruire prima l'auto della polizia e poi quella della fuggitiva. Al termine della costruzione, che è molto semplice e tranquillamente alla portata di un bambino, non a caso il set è pensato per bimbi dai 6 anni in su, ci ritroveremo con una manciata di pezzetti extra che fanno sempre comodo, in particolare uno di essi è uno dei diamanti che la ladra ha rubato, quindi potremmo anche fingere che non sia un pezzo extra e metterlo insieme al resto della refurtiva. Il poliziotto indossa un casco ed un giubbino di sicurezza dal momento che dovrà condurre un mezzo molto potente. Sul casco possiamo alzare ed abbassare la visiera e il giubbino sul retro continua la stampa. Non c'è invece un volto alternativo, quindi solamente un'espressione per il poliziotto, ed è piuttosto soddisfatto, quindi immagino che alla fine riuscirà ad averla vinta. Abbiamo due accessori per lui, un paio di manette per quando riuscirà ad arrestare la fuggitiva ed anche il manifesto con informazioni sulla persona da catturare. Eccola qui. E si tratta di una mattonella stampata, non è un adesivo questo. E questa è l'auto della polizia una volta montata. È bella grossa, larga 6 mattoncini, che corre molto bene, pneumatici in gomma chiaramente. Non dovremo incastrarli noi intorno ai cerchioni perché sono di quelli sottilissimi da auto sportiva, però abbiamo incastrato questi cerchi in lega. Mi raccomando, li trovate in una bustina a parte, i 4 dell'auto della polizia e i 4 della muscle car, ma fate attenzione perché sono diversi i 4 di questa dai 4 dell'altra. Abbiamo un po' di pezzi semitrasparenti colorati a indicare le luci di posizione, ma anche le sirene dell'auto, e chiaramente anche il vetrino che copre l'abitacolo in plastica trasparente, molto ben stampato, si vede attraverso quasi come se non ci fosse. 3 adesivi sull'auto della polizia, questi due qua dietro che danno l'idea di un texture tipo fibra di carbonio forse, mentre qui davanti abbiamo lo stemmino della polizia. Per accedere all'abitacolo separiamo questa cupolina in plastica trasparente che è retta, attaccata al resto della struttura solamente da 2 perni, e voluto perché così possiamo rimuoverla facilmente senza smontare nulla. Mettiamo l'omino alla guida di quest'auto, dentro abbiamo il classico volante che conosciamo da tanti tanti anni. Bene, lo sediamo un pochino indietro così può appoggiare comodamente e rimettiamo la cupolina, eccolo lì dentro pronto a partire velocissimo con questa auto. La linea del veicolo è molto carina, decisamente apprezzabile. Qua dietro abbiamo ancora 2 lucette semitrasparenti e risulta piuttosto pesante come costruzione perché è bella piena, forse un po' troppo, nel senso che tutta la parte posteriore del veicolo, che vedete è bella ingombrante, risulta un mattone pieno di pezzetti Lego. Avrebbero potuto sfruttare a mio avviso questo spazio lasciando un po' di volume vuoto, magari rimuovere un mattoncino e riporre dentro le manette ed il manifesto che abbiamo visto prima. Invece no, si tratta di un blocco pieno. Questa invece è la nostra ladruncola, sono sicuro che sia lei perché è proprio quella della foto sul manifesto. Allora, la vediamo sicura di sé, guardate che sorriso, e abbiamo dei capelli a caschetto neri, indossa un top corto, vedete che lascia scoperto l'ombelico, pantaloni arancioni e poi guanti da guida. Per guidare un'auto come quella deve essere appassionata, penso. Però la vediamo così sicura di sé solamente perché pensa che riuscirà a farla franca, ma ha un volto alternativo. Rimuoviamo i capelli, giriamo la testa e guardate un po' come cambia la sua espressione quando finalmente la polizia riesce a catturarla. E questa è la sua muscle car.
è ancora più carina dell'auto della polizia, a mio avviso. È tutta costruita, quindi la linea che vediamo è stata ottenuta con pezzi Lego regolari, ma convince, ricorda proprio le bellissime auto sportive americane di fine anni 60. Anche la scelta dei colori mi piace molto, le ruote risultano con questo cerchietto viola sullo sfondo nero, proprio bello. Molto bello questo rilievo sul cofano, dà proprio l'idea del tipo di auto che rappresenta questo giocattolino. Anche qui abbiamo dei pezzi semitrasparenti ad indicare i fanali anteriori. Stessa cosa per quelli posteriori rossi. Due adesivi, uno per fiancata, danno questo decoro a suggerire una pelle di serpente o di rettile. Ci sta bene sul verde, anche se un verde molto molto brillante quello di quest'auto. Nell'abitacolo abbiamo un solo posto a sedere, purtroppo, ma sappiamo ormai che funziona così in queste auto, sono larghe 6 mattoncini, ma c'è posto per un ometto solo. Però c'è qualche dettaglio, vedete, questi pezzi arrotondati suggeriscono magari degli interni in pelle molto morbidi e comodi. Classico volante, e mettiamo anche il nostro personaggino alla guida, pronta per fuggire con la refurtiva. Refurtiva che troviamo nel bagagliaio dell'auto. Guardate, solleviamo questo mattoncino e abbiamo un vano vuoto proprio per metterci dentro quello che ha portato via dalla banca o dal museo. Abbiamo due mattoncini con la stampa della banconota, non sono adesivi, e poi un diamantino blu semitrasparente. Come dicevo prima, in realtà potremmo metterlo insieme a quello che viene considerato un pezzo extra e semplicemente considerare il tutto un bottino ancora più ricco. Anche la seconda auto corre molto bene, perciò giocare all'inseguimento sul pavimento della cameretta sarà un vero spasso. L'inseguimento si è concluso nei migliori dei modi e la Lestofante è stata catturata. Ecco il nostro set 60415. Giudizio? Beh, è molto molto carino. In realtà per 14 euro noi abbiamo comprato un giocattolo di qualità eccellente, molto giocabile, perché le due auto sono interamente costruite. Infatti abbiamo ben 213 pezzi, significa che potremmo costruirci dell'altro o aggiungere un sacco di pezzi al nostro piccolo baule di Lego per inventarci mille altri giochi. Abbiamo due personaggi, un'intera situazione di gioco ben precisa, insomma ce n'è veramente tanta di roba. L'unico rimprovero che ci viene da fare è proprio quello accennato prima sul parte posteriore dell'auto della polizia. È tutta costruita, non è un blocco unico, ma i pezzi sono incastrati tra di loro, rimane come risultato un blocco senza un vano vuoto. Avrebbero potuto sfruttarlo meglio, così come hanno fatto invece con la muscle car. Bellissima a vedersi, splendidi i colori, e abbiamo anche il bagagliaio apribile. Ottimo! Due personaggi, ognuno con un po' di accessori, non si potrebbe chiedere di più. Effettivamente pesa un pochino solo il soggetto, cioè sembra che ultimamente i set Lego dedicati ai bambini si concentrino un po' sempre sugli stessi temi, e abbiamo auto che si rincorrono. Molto bella, ma sarebbe bello avere un pochino di scorci, di vita quotidiana diversi. Comunque, per quanto riguarda questo set, carinissimo. Molto bello, molto ben fatto. Il prezzo di 14 euro è ottimo. Sul sito Lego lo trovate a 19,99 euro. Non è tanto per il gioco che abbiamo, non è da considerarsi caro, ma anche online ho visto addirittura offerte migliori. Insomma, ne siamo contenti. Se il video vi è piaciuto potete mettere un bel like qui, condividerlo e iscrivervi al nostro canale Bollino Blu Librandi, e qui noi giochiamo sempre con giochi contemporanei, giochi del passato, di ogni tipo. Ciao!